Salve gente, oggi parliamo del Battaglione Sacro, quel corpo militare tebano che ha fatto molto parlare di sé, famoso soprattutto per aver garantito alla città di Tebe tutte quelle vittorie che le permisero di scalzare gli Spartani e ottenere l'egemonia sulla Grecia. E infatti, come vedremo, la storia del battaglione è un po' la storia del conflitto tra Tebe e Sparta. Ma prima di cominciare, lasciate un like e seguite il canale, perché adesso ci immergiamo in un po' di storia. Innanzitutto un po' di contesto. Perché Tebe e Sparta erano ai ferri corti? E cosa c'entra il Battaglione Sacro? Per rispondere facciamo una piccola premessa e partiamo con una storia che ci racconta Senofonte nelle Elleniche. Siamo nel 382 a.C. e lo spartano Febida occupa a tradimento l'acropoli di Tebe, conquistando di fatto la città. Malandrino! Per questo colpo di mano, Febida, quando tornò a Sparta, si prese anche una bella multa, ma tutto sommato gli efori, i magistrati spartani, decisero che mantenere una guarnigione a Tebe non era poi una cattiva idea, perché così potevano ricattare la città e garantirsi la sua alleanza. Ma le cose non andarono esattamente come Sparta si aspettava, perché solo pochi anni dopo, nel 379 a.C., i tebani, guidati da Pelopide ed Epaminonda, cacciarono dalla città la guarnigione spartana e misero a morte i loro concittadini che avevano aiutato Sparta a mantenere il potere. Ma non solo, perché dopo la cacciata della guarnigione spartana, i tebani decisero anche di dotarsi di un corpo di fanteria permanente, il Battaglione Sacro, appunto, che doveva servire come guarnigione per impedire a eventuali nemici di occupare nuovamente l'acropoli della città. Date queste premesse, il battaglione sembra nascere un po' come il baluardo della libertà per Tebe. Ma cosa ci dicono a riguardo le fonti? Beh, in questo caso la nostra fonte principale è Plutarco, che ci parla della nascita del battaglione nella vita di Pelopida, il generale tebano che avrebbe guidato il battaglione a Tegira e Leutra. E cosa ci dice Plutarco? In sostanza, da Plutarco sappiamo che il battaglione fu creato dal tebano Gorgida, personaggio di cui non sappiamo molto, ma che nel 379 a.C. contribuì insieme a Pelopide ed Epaminonda a liberare Tebe dalla guarnigione spartana. Nel dettaglio, questo battaglione comprendeva 300 uomini che innanzitutto avevano una particolarità: si dedicavano al mestiere delle armi a tempo pieno. Ecco, questa è una cosa insolita per i greci, perché di solito le poleis non avevano un esercito permanente, ma arruolavano i cittadini solo in caso di necessità. E così, a militare nell'esercito si trovano generalmente contadini, allevatori, vasai, scultori, filosofi, insomma, gente che nella vita faceva tutt'altro, ma che in caso di guerra aveva l'obbligo di combattere. Ecco, prima dell'istituzione del battaglione, l'unica eccezione a questa norma era in sostanza solo una: Sparta, i cui cittadini potevano dedicarsi a tempo pieno all'esercizio delle armi perché lo Stato, attraverso il lavoro degli iloti, cioè degli schiavi, garantiva a ogni cittadino spartano il necessario per vivere e per avere il tempo libero all'addestramento. Ma Tebe, invece, come erano mantenuti i soldati permanenti del battaglione? Ecco, questo ce lo dice sempre Plutarco, che ci racconta che per consentire a questi uomini di dedicarsi all'esercizio delle armi, si decise di stipendiarli con soldi pubblici e di alloggiarli nella Cadmea, l'acropoli di Tebe, proprio dove in precedenza risiedeva la guarnigione spartana che aveva occupato la città. Per questo motivo, dice Plutarco, il battaglione sacro era chiamato anche battaglione della città, ma non abbiamo ancora spiegato perché si chiamasse proprio battaglione sacro. Per farlo, dobbiamo toccare un punto su cui si è discusso parecchio riguardo al battaglione. Ah, l'amore! Platone diceva che l'amante è un amico ispirato dalla divinità, e proprio per questo il battaglione di Tebe fu chiamato sacro, perché, esatto, i soldati del battaglione erano amanti e parliamo di amore omosessuale. E qui però dobbiamo fare una piccola premessa. Non era strano nel mondo greco che i maschi adulti, e soprattutto i giovani adulti, vivessero amori omosessuali. Anzi, in alcune città questi rapporti erano proprio disciplinati dalla legge e avevano addirittura una valenza pedagogica. Senofonte, ad esempio, nella Costituzione degli Spartani, ci racconta che a Sparta le leggi di Licurgo prevedevano che ogni giovane intrattenesse un rapporto amoroso con un amante adulto, che tra le varie cose doveva insegnare norme sociali e introdurlo nel mondo degli adulti. Anche ad Atene il rapporto amoroso tra docente e discente era una prassi piuttosto comune, e lo possiamo vedere ad esempio nel Simposio di Platone, dove si parla dell'amore tra il filosofo Socrate e il giovane Alcibiade. Ma quindi, se i rapporti amorosi omosessuali in Grecia erano abbastanza comuni, qual era esattamente la particolarità del battaglione?
Ecco, la vera novità del battaglione, e in un certo senso la sua forza, non stava tanto nel fatto che i suoi membri praticassero l'amore omosessuale, che abbiamo visto era una cosa del tutto comune, ma piuttosto nel fatto che i 300 soldati che lo componevano costituivano, a tutti gli effetti, 150 coppie di amanti. E questi amanti erano schierati proprio l'uno di fianco all'altro. La logica di questa scelta, ci dice Plutarco, era che il legame di amore tra i membri del battaglione avrebbe dovuto contribuire a rendere i soldati più audaci e combattere più ardentemente per salvare la vita dell'amato schierato al proprio fianco. Dice Plutarco: un contingente tenuto unito dal vincolo che lega chi si ama è indissolubile e infrangibile, quando l'amante, per vergogna dell'amato, e l'amato, per vergogna dell'amante, resistono nei pericoli per proteggersi a vicenda. Ma inizialmente, com'era impiegato questo battaglione? Beh, a dire il vero, all'inizio i 300 uomini del battaglione non costituivano un vero e proprio reparto militare autonomo, ma erano schierati a coppie qua e là all'interno della prima linea dell'esercito tebano, per rendere più forte un po' tutta la falange. Ma le cose cambiano nel 375 a.C., quando i 300 uomini del battaglione, che erano in marcia da soli sotto la guida di Pelopida, presso Tegira si imbattono in due more dell'esercito spartano. Una mora era l'unità di base che costituiva l'esercito spartano, composta da almeno 500 uomini. Pelopida, invece di evitare l'imboscata degli spartani, decise di schierare i 300 uomini del battaglione in una formazione serrata e puntare direttamente contro il nemico. Gli spartani erano abituati a combattere contro pliti equipaggiati in modo improvvisato e con poco addestramento alle spalle, ma gli uomini del battaglione, come abbiamo visto, avevano un equipaggiamento pagato dalla città e passavano tutto il giorno ad addestrarsi. Al primo impatto morirono entrambi i polemarchi degli spartani, Gorgoleonte e Teopompo. E a quel punto gli spartani, credendo che i tebani volessero solo aprirsi un varco per togliersi dalla battaglia, divisero l'esercito in due tronconi, creando un corridoio per permettere ai tebani di passare. Ma Pelopida non era proprio dell'idea e continuò l'attacco mettendo in fuga prima una mora e poi anche l'altra. Da quel momento i tebani capirono che i 300 uomini del battaglione, se impiegati in una formazione serrata, potevano essere un'arma temibile, abbastanza da rivaleggiare contro i migliori tra gli opliti spartani. Quella di Tegira fu la prima battaglia in cui un esercito spartano fu sconfitto da forze meno numerose, ma il vero capolavoro del battaglione avvenne a Leutra. In questo caso siamo nel 371 a.C. e gli spartani sono decisi a chiudere la partita con Tebe, che si è rifiutata di sciogliere la propria alleanza con le altre città della Beozia, e mandano contro Tebe un esercito di 10.000 uomini, guidati niente meno che dal re Cleombroto in persona. Lo scontro avviene così nella piana di Leutra, non lontano dalla città. In questo caso la strategia tebana, sviluppata da Epaminonda, che disponeva di molti meno uomini rispetto agli spartani, era semplice: schierare l'esercito in diagonale per impedire che il grosso del suo esercito, meno numeroso e meno addestrato di quello spartano, entrasse a contatto con il nemico. Nel frattempo il battaglione, capitanato ancora una volta da Pelopida, si scontra con l'ala destra degli spartani, dove nelle prime file militava il re Cleombroto. Il resoconto della battaglia possiamo trovarlo in Senofonte, Plutarco e Diodoro, ma la sostanza è la stessa. Il battaglione riesce a sfondare le linee degli spartani e il re Cleombroto muore in battaglia insieme ad almeno 400 dei 700 cittadini spartani schierati al suo fianco. Il resto dell'esercito si dette alla fuga. Sparta non si sarebbe mai ripresa del tutto da questa batosta e i tebani avevano le porte aperte per attaccare Sparta direttamente nel Peloponneso. A questo punto si aprono gli anni della cosiddetta egemonia tebana, circa un decennio nel quale Tebe fu di fatto la città più forte e importante della Grecia. Ma proprio in questo periodo perdiamo un po' le tracce del battaglione. Le fonti non lo attestano esplicitamente, ma è verosimile che il battaglione abbia seguito il resto dell'esercito tebano nelle varie spedizioni nel Peloponneso e, dopo la morte di Pelopida, fu forse sotto il diretto comando di Epaminonda. Nel 362 a.C. è probabile che fosse tra i reparti che parteciparono alla battaglia di Mantinea, l'ultima grande vittoria dell'esercito tebano contro una coalizione di spartani ateniesi, ma che ai tebani costò caro, perché proprio in questa battaglia trovò la morte Epaminonda, l'ultimo grande leader di Tebe, ponendo così fine di fatto all'egemonia tebana. Eppure il battaglione sacro ricompare nelle fonti quasi 30 anni dopo, nel 336 a.C., alla battaglia
battaglia di Cheronea. In 30 anni molte cose erano cambiate e il nuovo grande nemico ora era Filippo II di Macedonia. Diodoro Siculo ci racconta che in gioventù Filippo aveva passato un periodo di almeno 3 anni come ostaggio proprio a Tebe, dove soggiornò niente meno che nella casa di Epaminonda e dove è verosimile che avesse imparato molto dall'arte militare tebana. E infatti proprio a Filippo si deve il perfezionamento della falange oplitica e l'adozione delle sarisse, lance lunghe fino a 7 metri che permettevano di infilzare il nemico anche da una grandissima distanza, a costo però di una ridotta mobilità, perché non è che riesci a muoverti benissimo se hai tra le mani una cosa di 7 metri. A Cheronea a scontrarsi contro Filippo era una coalizione di tebani e ateniesi e sappiamo che in questa occasione il battaglione, insieme alle truppe tebane, era schierato sulla destra. Ma come ci racconta Polieno, Filippo, che non era esattamente uno sprovveduto, finse una ritirata sulla propria ala destra, spingendo gli ateniesi a inseguirlo ed esponendo così il loro fianco all'attacco della cavalleria guidata dal figlio Alessandro, il futuro Alessandro Magno. Ma una sorte simile toccò anche al battaglione sacro, perché Filippo e Alessandro, dopo aver messo in fuga gli ateniesi, chiusero in una morsa anche i tebani, con la falange di fronte e la cavalleria alle spalle. Dice Plutarco che al termine della battaglia Filippo esaminò personalmente i corpi dei 300 pliti del battaglione colpiti dalle sarisse. Eppure, ancora oggi, del battaglione in un certo senso qualcosa resta, perché a Cheronea si può ancora ammirare l'imponente statua di un leone che Pausania ci dice sia stata dedicata dai tebani per commemorare i morti nella battaglia. E a poca distanza gli archeologi hanno trovato anche la tomba comune di 254 uomini, databile proprio al IV secolo a.C. e forse questi sono i resti dei soldati del battaglione che morirono nel corso della battaglia di Cheronea. Ma noi ci salutiamo e vi lascio in descrizione un po' di testi, articoli e fonti che potete consultare se volete approfondire l'argomento del video. Noi ci vediamo alla prossima e, come sempre, buona storia a tutti!